che è sì, no, ma più che altro perché avevamo due, diciamo, due interventi programmati in qualche modo, Auricchio e Riso Scotti. Auricchio? Non... Ah, scusi. Quindi due interventi. Sì, no, nel senso che appunto. No, scusate, non volevo creare il panico. Nel senso che lo spunto è l'esigenza dell'industria alimentare, quindi dopodiché lo consideriamo davvero come una riunione, una tavola rotonda di confronto, però ecco, comunque facciamo un giro di tavolo così vediamo. Scusate, prima di iniziare, certo. Siccome ci sono delle riprese, specialmente per voi che siete da questa parte, di cercare... di non impallare, sono... Ok, giusto. Allora cerchiamo di... Se no, chi lo vede, non vede delle schede, basta. Grazie mille. Pietro. Beh, quando siamo detti tutti ci fermiamo, se no ho il pranzo. No, prego. Vieni Francesco, vieni. Sì, vieni. Ah, andare. Va. Si sente? Terzo cuore, esatto. Ti mettiamo alla terza. Primo per mezz'ora, il secondo ci vado ogni tanto a trovare un amico, siamo nove. Ci siamo, sì. Non voglio impallarla. Ecco, giusto, Antares. Sì, però io. Obri? È la Riso Scotti. Quella del risotto nostro è la Riso Scotti. Anche Sildea non vedo. Bainelli. Vabbè, chi c'è? Bainelli. È intervenuto stamattina, doveva intervenire anche. Va bene, comunque dai. Esatto. Ah, ecco, Antares. Ah, ti aspettavo. Rossini, ci siamo sentiti forse... No, non ci siamo sentiti al telefono. No, forse sentito con De Nicolai. Beh. Ci siamo. Penso che ci siamo tutti. Ma, sì, manca Dainelli. Dainelli non c'è. Centonze. Nicola Centonze. Massimo.
iniziamo, facciamo un giro, dai, così. Sì, questo qui può girare così parliamo. Come volete? Beh, cominciamo. Cominciamo. Perché loro stanno riprendendo il video, quindi c'è bisogno poi di un audio. Cominciamo noi magari a presentarci, Donatella. Sì. Bene. Buongiorno a tutti. Io mi chiamo Danilo Rossini, sono direttore operativo di Pavia Sviluppo, che è l'azienda speciale della Camera di Commercio di Pavia, che di fatto ha un po' che è stata un po' la segreteria organizzativa del convegno. Benvenuti alla sessione 3, che ovviamente è la migliore di tutte perché per definizione. Ecco, è pensata proprio come una tavola rotonda, nel vero senso della parola, quindi non abbiamo una scaletta. Il tema l'avete visto, cioè un po' è stato accennato anche stamattina anche la professoressa. Cosa vuole l'industria alimentare, soprattutto cosa vuole il consumatore? Ecco perché a questo tavolo sono seduti sia rappresentanti di chi utilizza imballaggi e chi li produce. Io in questo momento direi che la cosa importante è fare un giro, dopodiché affrontiamo il tema. La collega che si può presentare. Io sono qui solo di supporto, sono Donatella Mele, l'ufficio, la responsabile della comunicazione della Camera di Commercio e Pavia Sviluppo e l'ufficio stampa. Ci auguriamo buon lavoro, passo il microfono così ci presentiamo tutti. Buongiorno a tutti, sono Marcella Cattaneo, responsabile ricerca e sviluppo di Riso Scotti. Buongiorno, Massimo Centonze, di ITP SPA, mi occupo sì, di sviluppo prodotto e varie altre cose. L'azienda familiare è la nostra, per cui sono curioso di capire quali saranno diciamo, gli interessi delle aziende alimentari nei confronti del packaging, perché quello ci occupiamo di sviluppare il packaging sulla base di richieste dei potenziali clienti. Valeria Bucchetti del Dipartimento di Design del Politecnico di Milano. Bellomi Giovanni, sono amministratore delegato per RPC Group in Italia, in particolare sono qua nella veste di amministratore delegato di Ovrist, un'azienda che opera a Voghera, che si occupa di packaging per il beverage. Abbiamo in Italia anche la Zeller Plastic, Oriolitta che fa food packaging e la Promens Firenze che produce contenitori per il farmaceutico. RPC Group penso più o meno nell'ambito del packaging la dovreste conoscere, è un'azienda che conta 140 siti produttivi, 3 miliardi e mezzo di fatturato, 18.000 persone nel mondo, è presente soprattutto in Europa, l'85% del turnover è in Europa. Buongiorno, sono Francesco Paolo Loconte, responsabile di ricerca e sviluppo di Antares. Antares è un'azienda che si trova a Cava Manara e si occupa della produzione di paste, risotti disidratati, di prodotti di mix, partendo comunque da imballaggi al 90%, film poliaccoppiati. Abbiamo anche un 10% di produzione in caps, che sono caps in polipropilene con cartone, e sono l'unico tipo di nostro packaging riciclabile che può essere interessante per questo tipo di tavola rotonda. Buongiorno a tutti, sono Magni Maurizio, direttore acquisti della regionale che si chiama. Buongiorno, sono Fulvio Brombini, sono consulente di 3 aziende interessate in vari modi al settore packaging. Una è la Mosse di Soffi, che forse tutti conoscono, poliestere drogato, lo chiamo comunque, sarebbe barierato a tipo. L'altra si chiama Novacart, che è leader in Europa nel confezionamento per i prodotti di pasticceria, quindi tutti i panettoni, i muffini, unica al mondo che produce sotto i rocher, i bigottini di carta. La terza azienda, una startup di Bologna, ha brevettato un prodotto di packaging monodose che
riesce a uno, essere aperto con una sola mano, quindi è uno squiz. Due, quando si usa questo, il 95% del prodotto contenuto viene utilizzato. Questo è... Sì, buongiorno, mi chiamo Donato Brogin, sono attualmente un consulente di marketing, di comunicazione, ho fatto per vari anni responsabile della ricerca di mercato in Barilla, in Ferrero, in Unilever e in GlaxoSmithKline. Sono qua per sentire questa novità, anche perché ho una serie di piccole aziende nel settore alimentare che potrebbero essere interessate a questo tema del packaging. Bene, il giro, ah giusto, Silder. Lo davo già per... Grazie per l'invitato. Dario Denelis, sono responsabile del settore regulatory affairs a livello globale. Noi siamo un'azienda, come appunto presentato stamattina, di circa 7,5 miliardi di fatturato e siamo operativi sia nel settore packaging sia nel settore della sanitizia packaging, sia alimentare che non alimentare, che è il settore dei servizi di sanitizzazione all'industria alimentare e non alimentare. Bene. Aspetta, c'è una ospite. Vai magari. Sentiamo anche la retrovia. Pietro Ferrari, Confindustria Pavia. Vabbè, dai. Tanto che facciamo il giro completo, Francesco. Francesco Graccio, Confindustria Pavia, ma non intendo partecipare al tavolo, mi sono fatto ascoltare da tutte, perché poi seguo anche il Umberto Valente della Porteco, facciamo imballaggi flessibili, ma ero qui per ascoltare il dibattito. Bene, speriamo che non siamo qua tutti per ascoltare a questo punto, però qualcuno che rompe il ghiaccio rispetto magari alle tematiche. Io leggo, cioè la nostra tavola rotonda vuole provare a buttare lì delle sollecitazioni. Leggo la prima domanda: quali sono le esigenze dell'industria alimentare in termini di imballaggi? Stamattina un po' di cose sono state dette, si parlava del packaging, quanto basta, quanto serve, si diceva del packaging sicuro, cioè soprattutto chi opera nell'industria alimentare, voi che tipo di percezione o richieste ricevete anche, non so, rispetto alla grande distribuzione? Parlo soprattutto magari a Auricchio, Riso Scotti, se possono dare un contributo in questo senso. Ma diciamo che la tematica principale chiaramente è che sia un imballaggio sicuro, quindi che garantisca tutte le caratteristiche di safety del prodotto, questo in primis. Successivamente, da qualche anno a questa parte, avrete visto la maggiore attenzione alla sostenibilità, per cui tante marche private e anche noi si sta cercando di orientarci verso un packaging sostenibile che venga prodotto senza emissioni, senza inquinamenti. E terza cosa per noi molto importante, essendo comunque un'azienda che di fatto fa prodotti salutistici, quindi senza glutine, prodotti per vegani, vegetariani, intolleranti al lattosio, eccetera, il packaging è anche una vetrina di comunicazione per il consumatore, quindi sicuramente deve essere anche bello, esatto, bello, accattivante e deve attirare il consumatore. Dal nostro punto di vista abbiamo la fortuna di operare diverse categorie di prodotto che va da riso, chiaramente riso sottovuoto imballato in plastica e poi cartonato, abbiamo dei sacchetti di plastica non sottovuoto, siamo produttori di bevande vegetali, di soia, di riso, di avena, per cui il Tetra Pak è all'ordine del giorno e abbiamo iniziato una produzione anche di cereali oltre al riso, che sono sempre ad oggi comunque in packaging plastica, quindi non ancora sostenibili e riciclabili. E poi abbiamo tutta una produzione di indoipec microondabili
dove ho visto che l'estero si sta muovendo per avere imballi con emissioni basse, eccetera. Quindi sicuramente la nostra attenzione verte anche appunto nel trovare qualcosa che sia chiaramente sostenibile, non solo tanto per raccontarlo al consumatore, quanto anche proprio per effettivamente fare del bene, insomma. Questo è. Qualcun altro? Sì, volevo aggiungere a quello che è stato detto, che è comune comunque anche alla nostra azienda, che è un'azienda alimentare che è conosciuta magari come produttori di provolone, ma da qualche anno acquisito aziende che producono gorgonzola, taleggio, partirolo, salva cremasco, mozzarella, pecorino romano, vari tipi di cacciotto di pecora, quindi le esigenze di packaging sono differenziate, quindi anche noi abbiamo esigenze di sottovuoto termodetraibile, per dire, piuttosto che prodotti in termoformatura, con top più barierate, con top più o meno pelabili. Abbiamo esigenze di flow pack, quindi un'atmosfera modificata, normalmente CO2, piuttosto che appunto altri prodotti slice che sono confezionati sempre in vaschette termoformate, piuttosto che preformate, comunque barierate, con e confezionate anche in atmosfera modificata, CO2 e azoto. Le esigenze sono abbastanza. Abbiamo appunto la mozzarella che è dentro il liquido di governo, quindi abbiamo varie esigenze. Una cosa tra le cose che sono state dette, che viene sempre ripetuta, che è la R di reduce, no? Che forse per delle formazioni professionali, sono direttore acquisti, quindi viene vista solo in quest'ottica, ma in realtà dovrebbe fare da volano per le aziende che devono investire invece nel sviluppo per dare stessi materiali, le stesse performance con materiali con meno quantità. Io noto che spesso chi viene per vendere, diciamo, ti propone, ti fa un'offerta in chili. Questo fa capire quant'è c'è in generale un'ignoranza nel sistema, perché concettualmente acquistare in chili vuol dire come porre un limite all'evoluzione tecnologica. Quindi ricordo che quando ormai molti anni fa ho cominciato ad acquistare certi prodotti per fare una stessa funzione, oggi sono diminuiti del 30-40%. Nelle aziende che abbiamo acquisito abbiamo ridotto o cambiato i materiali, riducendo comunque l'impatto, la quantità di plastica del 30-40%, in alcuni casi del 60% anche, ottenendo le stesse performance se non maggiori. Quindi vuol dire che spesso c'è ignoranza di chi acquista, ma neanche, a volte è tenuto anche ignorante da chi vende. Questo è un pochettino volutamente, perché è più facile vendere in chili, si fa tanto volume, che invece è proprio l'esatta direzione opposta a quello che è un po' il tema della giornata. Quindi questo reduce dovrebbe avere questa visione, non solo, diciamo, la visione acquisti di ridurre per il prezzo, perché poi dopo a livello di prezzo non è detto che poi questo vada a ridurre così sensibilmente, però è inutile andare a over caricare il packaging, perché dopo ci sono tutti i costi, diciamo, del sistema. E questo è un problema che riscontro parecchio, riscontro sia nelle aziende che abbiamo acquisito, che hanno cambiato necessariamente mentalità, sia nelle aziende che vengono a volte dei fornitori potenziali che vengono. Io nel momento in cui mi fanno l'offerta in chili, già vuol dire che o mi sottovalutano oppure non sono di cosa stanno parlando. Quindi è una cosa che mi irrita, visto che dopo si vuole fare i discorsi delle tonnellate di plastica che viene buttata lì. Quindi oltretutto poi dopo ci sono altre cose su cui si può tranquillamente andare nel dettaglio magari successivamente, però sicuramente questa è un focus importante nel presente, perché è importante che ci sia un'informazione corretta anche, certo. Perché è vero avere un packaging biocompostabile, riciclabile, da tutto, però cominciamo a non averne quello che serve, che non vuol dire averne meno, ma avere quello che serve. Questo è un po'
Mi sembrava che Daniele volesse cogliere la provocazione. No, no, è assolutamente una provocazione, anzi direi che la nostra azienda ormai da tanti anni ha adottato la filosofia di vendere le performance, di vendere la shelf life, non di vendere la quantità di materiale. Quindi è molto più facilmente vendibile la shelf life. Se io metto la vita del prodotto di 3 giorni, lei evidentemente posso pagare di più, evidentemente dal fatto che il prodotto pesi di meno e di più rivela una performance. Quindi. E però questo mi porta quindi a fare un passo in più, no? E, per capire io direttamente, trovando di fronte alle aziende alimentari, quanto l'azienda alimentare è disposta non da spendere, non mi faccio questa domanda che sarebbe un po' troppo diretta, diciamo a premiare la specialty verso la commodity, perché quello che si vede spesso, insomma, che sì, voglio dire, ci sono delle dichiarazioni di principio che a volte sono estremamente avanzate, cui non soltanto si vorrebbe la specialty, quindi capace di portare avanti la shelf life per lungo, proprietà barriera, sostenibilità, perché spesso i più bassi, quantità di materiali minori, magari anche aggiungendo funzioni, tipo sto parlando nel settore farmaceutico, cioè nel settore carne, assorbitori di ossigeno, indicatori, sistemi che possono in grado di interagire, no, con il ballo, parlo degli assorbitori di odore, per esempio, noi siamo probabilmente dei primi, insomma, ad esserci sul mercato. C'è questo continuum dalla commodity alla specialty, ma quello che capita spesso è che, per dirla brutale, si vorrebbe la specialty al costo della commodity. Naturalmente è un po' troppo brutale detto così, però quanto è aperta la cultura dell'industria alimentare a recepire la specialty? Questo è il punto fondamentale, secondo me. Perché non è molto attraente dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista anche del potenziale beneficio che l'industria alimentare può avere, ci si scontra un po' con un aspetto tra virgolette culturale, no? Della difficoltà anche da parte dell'azienda alimentare poi di venderla la specialty al consumatore. Cioè di poter far capire qual è il valore che viene aggiunto e quindi di far passare anche quelle che sono, diciamo, le conseguenze economiche di questo. Quindi mi piacerebbe avere una vostra, parlo in particolare di alimentare, idea a proposito. Le domande dovrebbe farle lei. Va benissimo. Scambiamo. Andiamo, c'è lei. No. Noi bisogna fare una risposta. Scusi, posso parlare anche. Io parlo da ex Barilla, quindi è un'azienda che del packaging ne fa soprattutto un vestito di eleganza, come diciamo, pensiamo al blu della pasta, dove in effetti al giorno d'oggi quello che si guarda è ancora più la commodity che la specialty, perché poi nelle varie filiere bisogna porre molta attenzione al prezzo finale, con tutte le battaglie che si fanno in GDO poi per il posizionamento, per cui probabilmente c'è ancora tanto terreno da in avanti e tanta cultura da creare. In effetti quello che oggi vedo, io sono stato anche in Ferrera, quindi ho avuto modo di vedere altre tipologie di packaging, dai più banali ai più ricchi, studiandoli anche soprattutto dal punto di vista dei consumatori eccetera, con delle aziende che penso che conosciate, tipo la Nielsen, che misura poi tutti questi fenomeni nel punto vendita, che poi è quello che come uomini di marketing guardiamo principalmente. C'è sempre questo aspetto prioritario del packaging. Io credo che ci sia ancora poco dialogo in azienda tra gli uomini del marketing e gli uomini dell'ufficio acquisti, o del procurement, meglio detto. Perché in effetti tante volte viene delegato, e l'uomo di marketing guarda soprattutto il punto di vista del consumatore finale, che poi è quello, l'80% delle scelte sono fatte al momento sul punto vendita, davanti allo scaffale. Quindi dato che per l'uomo di marketing il packaging rappresenta il vestito, può esserci un vestito più o meno elegante,
Io sto studiando un po' i vestiti nel campo del Gorgonzola, li trovo banalissimi, mi scusi se, perché in effetti sono quelli della GDO che mettono questa vaschetta qua su, quindi dal punto di vista igienico, di appeal, eccetera, zero direi, mentre potrebbe avere molto più valore aggiunto questo. Quindi ci sono alcuni comparti, secondo me, dove il packaging lo fanno diventare veramente il top dell'espressione, pensate a Rocher. In altri comparti, vedi formaggi, vedi carne, con tutte quelle problematiche che lei diceva, li trovo veramente ancora a livello basic. Quindi secondo me c'è molto molto da fare ancora. Scusi, se ho... Dicevo che volevo solamente aggiungere, alla fine la risposta è stata data, nel senso che bisogna coinvolgere il nostro cliente finale, in questo caso, nella maggior parte dei casi, è la grande distribuzione. Quindi, se questa lo riconosce, è più facile riconoscerlo. Tutto lì. Dopo è chiaro, puoi differenziarti. Allora, se ne ha qualcosa di diverso, allora però deve essere qualcosa di innovativo, che sei il primo perlomeno. Allora in questo caso lo puoi proporre anche al, tu al marketing. La nostra azienda è un'azienda, diciamo, di, ancora familiare, quindi c'è un interscambio magari di informazioni più, più fitto, no? E quindi non è che si fa la gara a chi ha l'informazione, però si scambiano queste informazioni, quindi a volte si raggiungono, si può anche magari proporre qualcosa che costa di più, però immaginando che possa vendere di più, perché poi alla fine lo scopo è quello, perché se no, se deve solo costare di più ed essere bello da vedere, non lo compra nessuno al mercato. Vuole il coraggio di fare il passo. Sì. Spesso è difficile per un'azienda di marchio essere il primo nel momento che tu stai difendendo una posizione, questo c'è da dire. Lo può essere nel momento in cui lanci un prodotto innovativo sotto altri aspetti, magari anche solo dal servizio sostanzialmente. Allora faccio un excursus spostandomi leggermente, quindi chiedo scusa un po' perché c'è tanto packaging alimentare, tanto imballaggio flessibile che io 10 anni fa decisi di abbandonare perché lo reputavo una pura commodity, se una guerra dei prezzi, quindi io lavoravo per Tescinè, lavoravo per Alcan, avevo clienti come Barilla, Colussi, Nestlé, eccetera, e decisi di uscire perché stufo di una guerra dei prezzi allo stremo e senza alcun valore aggiunto, ve lo dico un po' col cuore in mano, oggi lo facciamo ancora, quindi oggi abbiamo delle società che lo fanno. Allora mi spostai nel packaging cosmetico, quindi lavorai per la Cosmesi per 8 anni, per poi cedere al richiamo di un'azienda molto grossa per andare a gestire un country su un packaging molto più particolare, che però lasciatemi dire è una grossa particolarità, perché poi quando parliamo di tappi in plastica sembra sempre, è l'ultima delle commodities. Ne ho passato di packaging, il tappo in plastica forse è meno commodities di tutto quello che ho passato fino ad oggi, meno della cosmetica, meno dell'imballaggio flessibile per l'alimentare o per i biscotti, alimentare, detersivi e quant'altro. Oggi abbiamo anche un vantaggio, il tappo in plastica, l'Italia è il paese trainante in termini di innovazione. Stamattina ne abbiamo parlato velocemente con dei numeri sbagliati, dicendo che il tappo in plastica per l'acqua naturale arriva oggi a pesare 1,5 grammi. Falso, vendiamo un tappo in plastica a 0,9 che oggi è sul mercato in quantitativi importanti, cioè parliamo, noi produciamo circa 7 miliardi e 2 di tappi all'anno. I nostri clienti sono ovviamente Nestlé, Coca-Cola, Ferrero, Lente, Refresco, Schweppes, eccetera. E il tappo leggero dell'acqua naturale oggi vale 1 miliardo e 8 di unità. Ne parliamo in chili, parliamo in unità. È tutta produzione in camera bianca. Sono tutte produzioni dove l'inviolabilità
del packaging ha un'importanza estrema, quindi sono tutte temporary event band, cioè la banda di ritenute che deve essere omologata dal cliente con certe tenute e quant'altro. Quindi ripeto, e sono pienamente d'accordo nel dire, o meglio, sono passati tanti anni, ma si trova davvero una grossa difficoltà, soprattutto nell'imballaggio alimentare, nell'imballaggio flessibile, a far passare un concetto di valore aggiunto sul prodotto, di innovazione, di novità, di tecnicità del prodotto. E vi dico che nel settore del beverage, producendo dei tappi, diciamo gli sporchetti, diciamo i tappi a 38 mm con degli accorgimenti, eccetera, si fa molta meno fatica. Le grandi aziende sono meno propense all'innovazione. Nel nostro settore, stamattina ancora si parlava di un tappo che fortunatamente non funziona perché viene prodotto solo negli Stati Uniti, che ha ridotto ulteriormente il collo della bottiglia, l'ha portato a 25 mm contro il 26 che oggi è la misura minima che noi gestiamo, con un tappo che pesa 8,08, da 0,9 è passato a 0,8, fortunatamente non tiene, ma il primo che ci è andato è Vinario Sant'Anna, Acqua Sant'Anna, credo conosciate tutti, ed è il terzo quarto produttore italiano, si è lanciato in innovazione. Lui è un innovatore forte, così come lo è Nestlé, così come lo è anche Ferrarelle, con una grossa attenzione anche alla riciclabilità dei materiali. Ferrarelle sta lanciando uno stabilimento per produrre tutte le bottiglie in PET partendo dal riciclato, con una produzione al 100% di riciclato interno. Fortunatamente sui tappi non si può fare perché l'HDPE non si può riciclare, c'è il problema della camera bianca, che l'ottimizzazione è portata, quindi almeno a questo punto sono tutelato. Però volevo proprio riallacciarmi dicendo, secondo me nel packaging oggi una delle grosse problematiche è far passare al consumatore finale l'idea di valore aggiunto di quello che si sta facendo. E io credo che l'azienda alimentare che riesce in questo, parlavamo di Rocher ha un imballaggio che costa una fortuna. Io facevo gli imballaggi degli ovetti Kinder, quelli rigidi. Ferrero fa passare un concetto di valore aggiunto, estetico se vogliamo, di natura conservativa. Ricordiamoci che Nestlé ha comprato pagine e pagine di giornali per dire nella Nutella usiamo l'olio di palma, ma usiamo il miglior olio di palma che c'è sul mercato. Ferrero, scusate. Barilla sta dicendo senza olio di palma. Barilla sta dicendo senza olio di palma. No, ma la di Ferrero è stata veramente particolare sulla Nutella. Cioè, noi lo usiamo, ma il migliore che c'è non fa male. Quindi io credo che ci siano delle aziende capaci di far passare quel plus che poi è un prodotto di salute. Non aggiungere una cosa, è vero che Ferrero è avanti, nel senso prima viene anche l'estetica per loro, anzi, però volevo rispondere un attimo all'osservazione del dottore, i chili lasciamoli stare, quindi si va in metri quadri. Ci possono essere vantaggi da poter vendere facilmente al consumatore oppure vantaggi che vengono calcolati internamente con un certo metodo diverso, cioè se io ho un imballo, faccio adesso un intervento di interesse, di un nuovo tipo di poliestere che ha intrinseco una barriera ossigeno diversa da quella del poliestere normale, può essere interessante fare una confezione così, anche se a livello di metro quadro può costare un po' di più. Questo è volevo aggiungere che quello sicuramente c'è apertura, come c'è apertura nella soluzione di alcuni problemi che noi aziende abbiamo, perché comunque la tendenza dei nostri clienti, quando parliamo di clienti possiamo dire la distribuzione, possiamo anche dire i clienti internazionali, portare un prodotto negli Stati Uniti, noi adesso abbiamo acquisito uno stabilimento che
rimarrà il nostro, diciamo, importatore, e adesso siamo noi, però questi danno valore aggiunto perché appunto tagliano, grattugiano, confezionano, fanno anche una parte della lavorazione. Tolto questo, comunque portare dei prodotti Stati Uniti, noi vendiamo in tutto il mondo, Canada, Australia, in Venezuela un po' meno, però dico in tutte le parti del mondo, e logicamente questa è la sfida, portarli integri, portarli senza problemi, perché la persona li richiama. Lo stesso la grande distribuzione che ci chiede sempre tempi maggiori perché la loro politica è acquistare grosse quantità quando ci sono le campagne di sconti che accumulano e dopo distribuiscono, e quindi questo, diciamo, non aiuta noi tra virgolette a distribuire i carichi di lavoro, ma aiuta loro a passare i costi d'acquisto, e quello l'unica cosa è la shelf life che vogliono sempre più lunga. Allora, quindi tutti quei prodotti, inteso possono essere imballaggio pessimismo o quant'altro, il packaging che ci aiuta ad allungare la shelf life, è certo che in quel caso siamo disposti a valutare il costo superiore, se danno valore aggiunto in questo caso. Per dire, abbiamo parlato di assorbitore di ossigeno, è capitato anche di testare dei materiali che, diciamo, che assorbono e buttano fuori l'ossigeno anche. Quindi dopo poi le normative adesso non sono ancora, oppure o altri che adesso nelle altre sessioni ho visto che ci sono degli interessanti interventi dove tramite, penso, le nanotecnologie distribuiscono nel tempo gratamente dei conservanti, in questo caso naturali, quindi ancora più interessanti, e anche queste aiuterebbero. Lì necessitano studi sulle nanotecnologie, ma non penso che stiamo parlando, dopo quello che ho visto sulla seta, è stato fatto, di cose impossibili. Però è chiaro, se alla fine allungano la shelf life e comunque danno un prodotto più sicuro, perché se è più sicuro per il consumatore lo è automaticamente per noi, e quindi sono tutte cose che noi desideriamo valutare. Ecco. Dopo, il fatto che siano sostenibili o no, io in realtà voglio proporre un po' diverso, nel senso che per quanto ci riguarda noi ci occupiamo di prodotti disidratati, quindi prodotti che temono mobilità, che temono l'ossidazione, e utilizziamo al 90% un packaging fatto da un poliaccoppiato con alluminio. Questo packaging ci offre i costi più bassi, una shelf life più elevata, arriviamo anche a 2 anni su un certo tipo di prodotti, e quindi proprietà barriere che non siamo riusciti a riscontrare in altro tipo di materiale. Ecco, quando abbiamo provato, comunque stiamo ancora testando altri materiali con un impatto ambientale sicuramente più basso, la difficoltà è quella di trovare comunque dei materiali che hanno dei costi equiparabili o anche delle proprietà barriera equiparabili. È molto difficile sostituire l'alluminio con un altro tipo di materiale, questa è la nostra esperienza, che poi si ripercuote quando ci confrontiamo col mercato. Noi lavoriamo sia con prodotti a nostro marchio e con, diciamo, le catene della GDO più conosciute in Italia. Faccio un esempio proprio pratico: abbiamo studiato dei prodotti bio, delle zuppe che abbiamo proposto al nostro primo cliente, e abbiamo intenzione, stiamo in produzione con il nostro marchio siamo riusciti comunque ad aver coraggio, come si diceva, a proporre un packaging con un materiale plastico e accoppiato con carta FSC, quindi sicuramente senza alluminio, più basso impatto ambientale. La barriera è lievemente più bassa, quindi diamo 3 mesi meno di shelf life rispetto al prodotto con alluminio, che produrremo brevissimo per una delle catene della GDO che ha preferito quel tipo di materiale per una questione di shelf life e anche una questione di costi che sono decisamente più bassi. Quindi coraggio a volte
non è solo del produttore, ma deve essere anche di chi poi commercializza con il proprio marchio. Ma quindi, cioè, mi sembra di capire che sul lato, voglio dire, estetico del packaging, il consumatore sia in grado di apprezzare, riconoscere una sorta di premium price al Ferrero fatto in un certo modo. Su altri ambiti nel food forse è più complicato, mi sembra di capire, cioè far passare quindi il concetto di sicurezza, salute, cioè non è poi il consumatore forse non è poi così attento, cioè si dice tanto, no, che c'è una fetta crescente di consumatori che è sempre più, come dire, attento nei confronti di prodotti o servizi fatti in un certo modo, ma poi forse non c'è ancora quel mercato lì così evidente, o comunque sempre mediato dalla grande distribuzione, che poi ha delle esigenze diverse, o comunque anche, infatti volevo anche chiedere l'aspetto, quanto impatta l'aspetto logistico di magazzino, di trasporto nel packaging alimentare? Cioè ci sono delle richieste di determinate misure piuttosto che di, non so, e chiedo a chi? Più che altro, nel nostro caso quello che vediamo noi è che la tendenza è sempre di ridurre. Questo ci sta e va nella direzione che si è detto anche nel convegno precedente, nella parte del convegno precedente, di ridurre le dimensioni, le quantità delle singole porzioni. Vuoi che questo è legato agli stili di vita o... Sia legato a stili di vita, sia legato al fatto, probabilmente si spera, anche di riduzione, okay, dello spreco. Forse più la prima, però. Anche perché il consumatore non è informato, cioè vede la plastica come demonio e quindi... Se dovesse scegliere lui, probabilmente non ha tutte queste informazioni che vanno nella direzione opposta di demonizzare la plastica. Inoltre, le richieste però che vediamo sono anche più nella riduzione delle unità di vendita, nel senso di packaging secondario. Okay. Quindi scatole che contengono il prodotto confezionato con l'imballaggio primario, che sono sempre più, con la crescita dei discount, sempre più espositori e sempre meno scatole, e quindi ci si deve magari ingegnare a trovare la soluzione che, riducendo, sia comunque performante e dal punto di vista produttivo, e che comunque mantenga anche le caratteristiche che normalmente deve avere un imballaggio secondario, di preservare almeno dal punto di vista di rotture di resistenza meccanica. Sì. Quindi queste cose qua sono un pochettino più, diciamo, peculiarità dell'imballaggio secondario più che del primario, perché quello normalmente penso che siamo bravi già a farlo, che tenga conto di tante, perché poi delle possibili rotture nell'utilizzo, nella manualità, così. Quindi più che a farlo, a immaginarlo, a pensarlo. Direi che, scusi, per esperienza diretta, una che esiste molto significativa è stata nel campo non tanto alimentare quanto della detergenza. Cioè, mi ricordo quando lavoravo in Unilever avevamo un fustino di Biopresto da 9 kg, quindi c'erano i tre maggiori produttori, Procter & Gamble con Dash e Colgate con Dixan, che negli anni hanno ridotto drasticamente questo packaging enorme che pesava un quintale, quindi che le signore facevano fatica anche fisicamente a portare a casa, facendoli diventare questi pack piccolini, quindi che soddisfano da un lato la grande distribuzione e dall'altro consentendo anche un consumo più intelligente, perché sono dosati con questo piccolo, come dire, palettina che c'è dentro in effetti. Quindi se pensate negli anni 80-90 c'erano questi enormi packaging che poi via via nel tempo sono andati scemando. Oggi il packaging più grosso credo che sia 4,8 kg, non tanto 9 kg, che dava convenienza da un lato al dire chilo, ma c'era ancora da dire, ma quanto alla convenienza dell'utilizzo, della praticità di trasporto, eccetera.
quindi soprattutto in certi settori che non sono l'alimentare ma l'area della detergenza, c'è stata una grossissima evoluzione. Insomma, pensate, un caso che ha fatto abbastanza discutere è stato Ani Travici, che è stato il primo che ha fatto quel becco d'oca che serviva per andare, che effettivamente è diventato una case history non da poco tra le varie aziende del settore. Mi scusi. Devo sentire anche sì, ITP. Parlo senza microfono. No, forse è meglio. Sì, volevo portare la nostra esperienza in base a due aspetti. Prima quello della riduzione del packaging, e sicuramente diciamo, l'obiettivo oramai è chiaro, e il mercato l'ha definito, i media l'hanno definito, dobbiamo ridurre la quantità di packaging che c'è in produzione, diciamo. E questo lo possiamo fare, e da questo noi non possiamo considerarlo ricerca e sviluppo, cioè questo è un servizio che noi dobbiamo dare al cliente, perché succede una cosa molto semplice, l'abbiamo visto nel food, ma non solo nel food, anche nel mondo secondario. Se noi riduciamo il packaging, sì, io riduco il packaging del 10%, dico al mio cliente facciamo 5 tu e 5 io e siamo contenti tutti, no? Perché dopo poco tempo tutti gli altri arrivano con il 10% in meno, il prezzo si appiattisce sul basso, quindi ci siamo giocati tutti male, per cui alla fine non è sicuramente quella la strada da percorrere. Mi piacerebbe diciamo accodarmi a quanto diceva prima il signor Dainelli, perché alla fine in effetti se uno fa ricerca e sviluppo, noi diciamo in relazione alle nostre dimensioni investiamo molto in ricerca e sviluppo, più del 5% del nostro fatturato. Chiaro che uno dice io questi costi li vorrei vedere ribaltati su un prodotto innovativo che propongo sul mercato, però forse bisogna trovare anche una via di mezzo, nel senso che io capisco anche che a valle del mio prodotto, quando c'è l'azienda alimentare piuttosto che la GDO che utilizza e commercializza questo prodotto, anche lui è compresso nei suoi margini, e quindi alla fine è molto difficile poi ribaltare sul consumatore finale questo aumento di costi. Poi per quanto riguarda il packaging magari è l'1% del prodotto, però poi anche il vostro prodotto avrà una ricerca di sviluppo da spalmare come costo, quindi alla fine probabilmente la vera soluzione è quella di porsi come azienda innovativa, arrivare per primi con una soluzione sul mercato e sperare di colmare quel gap che c'è in quel momento, poi quando arriveranno tutti gli altri uno è già avanti di altri 2 anni con lo sviluppo dei propri prodotti. Noi sicuramente non avremo mai la forza che ovvero una Sile Terme di imporre i propri prodotti sul mercato. Oddio, sì, poi magari voi riscontrate con le realtà. Però insomma, questa è un po' l'ottica, no? Vedendo la presentazione che ho visto prima di quel signore dell'Università Americana. Come detto. Lì veramente mi si è aperto un mondo, perché uno capisce che c'è veramente, ci sono infinite possibilità per proporre qualche cosa di nuovo, di veramente innovativo, packaging attivo, packaging intelligente, che è quello di cui oggi si parla. Ci sono anche tanti convegni in giro dove si sente dire veramente di tutto, e vedendo quelle cose mi rendo conto che è qualcosa di veramente tangibile. Noi abbiamo sviluppato qualche cosa con una società scozzese in questo senso, che si può vedere lì nel banchetto, che è un film che interagisce con la CO2, che è un primo inizio per dare diciamo una risposta a quello che può essere il confezionamento in atmosfera modificata, no? Però ripeto, secondo me c'è veramente tanto da fare, ed è chiaro che dal nostro punto di vista come produttori di packaging noi abbiamo bisogno di avere degli input da parte, perché noi possiamo pensare a qualche cosa che può essere utile per il mercato, ma non è detto che cosa può. E perché l'avete pensata questa, come è uscito questo progetto, da dove è nato, da quale fabbisogno? Questo progetto è nato da questa società scozzese, che è una startup di sviluppo, che ha messo a punto un'etichetta che diciamo è un indicatore di CO2, per cui diciamo si presta molto all'utilizzo in atmosfera protettiva, classica vaschetta di salumi, quando l'apro la CO2 che c'è dentro, che può essere 30%, 50%, quello che è, si disperde nell'ambiente lo 0,3%, e allora comincia l'indicatore ad attivarsi, perché naturalmente è cambiata la... Esatto. E dopo 3 giorni l'etichetta cambia colore e dice al consumatore: guarda che l'hai aperto 3 giorni fa, se non l'ha aperto la moglie piuttosto che il marito o i bambini, e quindi dice... Dopo 3 giorni, in teoria, il contenuto lo si può tarare, naturalmente se non sono 3 giorni sono 5, in caso di formaggio può essere di più, non lo so, e quindi è un indicatore che interagisce con
come consumatore. Noi stiamo cercando di fare la stessa cosa applicata al film, è chiaro che ci vuole, qui subentriamo noi come azienda produttrice di imballi, ci vuole una tecnologia particolare per estrudere questo prodotto particolare. È una resina? È una resina. Noi la riceviamo come resina, poi invece di ordine. È drogata all'interno. Sì, no? Sì, sì, bella. E quindi è un po' questo quello che stiamo facendo, però noi abbiamo anche fatto qualche brevetto, abbiamo speso dei soldi, siamo nella fase che dobbiamo capire se i brevetti che abbiamo fatto sono utili per il mercato, quindi vuol dire che non è che possiamo non inventarci le soluzioni, dobbiamo ricevere degli input, questo è un po' il concetto, quindi noi siamo sempre aperti nei confronti dei nostri clienti per capire quali possono essere le esigenze e cercare di risolverle. Il problema è un po' però che poi non abbiamo l'informazione di ritorno, giusto professoressa? Ci ritorniamo. Io forse volevo solo aggiungere una cosa, è un'osservazione che riguarda prioritariamente gli utilizzatori e nasce un po' dall'osservazione che faceva prima, mi scuso, no? Brugini. Il signore, cioè richiamando un po' come l'uomo di marketing, tra virgolette, tiene conto soprattutto dal punto di vista dell'utilizzatore finale, osservando il comportamento sul punto vendita. E questo è noto, sono note le ricerche in questo senso. Però qui torno un po' ad un discorso. Siamo così convinti che il punto vendita sia proprio il luogo dove compiere questa osservazione o che sia l'unico luogo in cui compierla, perché di fatto sappiamo che questo avviene, però primo, da un lato è subordinato il comportamento del consumatore, è subordinato a scelte già compiute, cioè che sono quelle che le aziende hanno compiuto e che gli propongono quando è di fronte tra gli scaffali. E dall'altro perché se andiamo a vedere la vita dell'imballaggio in relazione al consumatore, quella è una parte, certo una parte determinante per l'azienda, perché so benissimo che se come consumatore allungo la mano scelgo riso scotti piuttosto che un altro, ho compiuto il gesto che l'azienda si attende. Ma come consumatore quello è un gesto ed è un pezzetto della relazione che intercorre con l'imballaggio. Allora qui volevo solo dire una cosa, per esempio proprio Barilla, che veniva citata, qualche anno fa aveva commissionato una ricerca sui prodotti, sul packaging dei biscotti, che invece andava proprio con un'osservazione diversa, cioè siamo andati a guardare nelle dispense, sul luogo di consumo, e lì è stato fatto un lavoro ampissimo. Quindi la domanda per esempio all'utilizzatore che a me verrebbe da fare è, ma proprio per anche far circolare conoscenza in questo senso, qual è l'ultima ricerca che è stata effettuata sul rapporto tra consumatore e imballaggio? Cioè quali sono effettivamente le informazioni che possiamo avere in questo senso? E poi nello specifico era proprio una curiosità. Peraltro sono anche consumatrice del prodotto, ma tutte le volte che lo scelgo mi chiedo perché mantengono l'astuccio? In carno. Esatto. Grazie. Allora, sì, secondo lei perché mantengono l'astuccio? Scusate, solo per questioni premium di estetiche. Ecco, sono in Barilla, però. Era retorica la domanda. Posso magari rispondere? Scusate, fino intanto che sfrutto questo momento, è chiaro che la domanda era retorica, però è proprio in questo senso, cioè secondo me le aziende leader che hanno un prodotto forte, cioè io mi aspetto che abbiano più coraggio in questa direzione, perché il riso è un prodotto che non si acciacca, che, cioè, la cui conservazione è delegata al film in quel momento, non all'astuccio. Allora, forse dei pensieri o delle visioni diverse si potrebbero mettere in gioco. Sì, sì, sono d'accordo, però non tutte le varietà di riso sono confezionate in questo modo, diciamo che il riso della tradizione, quindi i risi interni, i risi più pregiati, appunto rappresentano anche una tradizione, quindi è verissimo quello che dite, quindi cozza un po' con quello che ho detto all'inizio della sostenibilità, però purtroppo per fortuna l'aspetto di marketing è prevalente, noi dobbiamo far fatturato, appunto, quindi questo è.
Detto questo, abbiamo delle PL, delle private label che utilizzano il film stampato senza astuccio e sono orribili, però ci sono. Sì, sottovuoto. Colgo lo stimolo, il cieco. Il problema che secondo me abbiamo in Italia è che stiamo investendo troppo poco in ricerca di mercato. Io sono stato nello scorso mese di ottobre a un convegno nazionale dei principali istituti di ricerca di mercato italiani, si chiamano ASSIRM, e poi c'è anche l'associazione europea, c'è ESOMAR, insomma, nomi tipo l'Ipsos, li avete sentiti magari, la DOCS, GFK Eurisco, eccetera eccetera, Miller Brown, eccetera. Il problema che è venuto fuori è che in Italia noi stiamo investendo praticamente un terzo di quello che investono i francesi, i tedeschi e gli inglesi in ricerca di mercato. Quindi vuol dire che moltissime aziende hanno tagliato il budget della ricerca di mercato, e io ricordo che tanti anni fa noi spendevamo un sacco di soldi in ricerca di mercato, parlo di Barilla ma parlo ancora di Unilever, dove si simulava non tanto nel punto vendita che è l'atto finale, quanto, neanche a casa, anche a casa, nelle dispense giustamente, ma in luoghi creati ad hoc. Per esempio la Francia è molto più avanzata dell'Italia e là hanno delle simulazioni di supermercati, come se fossero dei nostri supermercati di qualsiasi insegna, dove si simula, ma poi si fanno anche dei focus group, quelli con gli psicologi, con lo specchio bidirezionale che dal dentro si vede specchio da fuori, si può, proprio per cercare di capire anche l'atteggiamento del consumatore, che non è solo razionale ma può essere anche d'impulso. Quindi oggi purtroppo l'aspetto che io noto, che a mio modo di vedere è molto grave, è che moltissime aziende hanno disinvestito, e parlo soprattutto delle grosse. Ci sono multinazionali, anche la stessa Nestlé che conosco benissimo, le grossissime, che hanno tagliato drasticamente questo importante aspetto. E quindi qual è il rischio? Che si faccia solo attività di cost effetti, il packaging che mi costa meno, il materiale visto in chilo, in litri, quello che volete, che costa meno, senza fare invece tutta una serie di attività pre-lancio, perché non dimentichiamoci che se un'azienda sbaglia vuol dire che butta via miliardi nella produzione, quindi il rischio che oggi le aziende si assumono facendo meno ricerca di mercato è di aumentare drasticamente il rischio di flop post-lancio. A conferma di quanto ha detto lui, il prodotto di cui mi sto occupando anche è la nuova confezione monodose della Heinz. La Heinz Italia non era in grado o non voleva fare la ricerca di mercato con i panel. Il prodotto è passato all'Olanda, in Inghilterra hanno fatto la ricerca di mercato, hanno fatto vedere questa confezione non so come, con tutti i bambini, cose del genere. Finalmente è arrivato lo studio che io non ho potuto leggere perché è riservato dominio dell'Heinz, non me l'hanno voluto far vedere, vedremo, e là dice tutto quello che è successo, forse hanno fatto queste simulazioni di vendita, il prodotto è passato dalla fase ricerca e sviluppo alla fase adesso operativa di pre-industrializzazione, quindi con produzione in piccola serie e messa sul mercato per testarlo realmente nei supermercati. Quindi è una fase importante quella della pre-analisi per evitare un flop successivo. Proteco voleva intervenire? No. Io volevo anche fare una domanda, ma mercato italiano, mercato estero, ci sono delle differenze sul consumatore, posto che comunque di analisi di mercato se ne fa poca, riscontrate delle differenze sostanziali nel... Sì? Sì, sì. Io penso che dipenda soprattutto dai gruppi. Ci sono grandi gruppi, specialmente retailer, all'estero, che hanno ricerca e sviluppo all'estero, quindi non in Italia, e che quindi sono più propensi al fattore rischio, come parlavamo prima. E, sì, in effetti certi tipi
di innovazioni sono più facilmente, non dico ricevibili, ma almeno testate. Quindi c'è una maggiore facilità. Per esempio, uno dei settori, diciamo, che sono più così, diciamo, cui c'è più interesse è quello della utilizzazione del forno, sia nel forno convenzionale, nel forno di microonde, di materiali plastici. Questo è molto più, quindi c'è una maggiore apertura, per me, che la nostra esperienza, c'è maggiore apertura nei mercati esteri che non italiani. Si conferma, noi abbiamo questa produzione di Doipak per riso che all'estero fa, insomma, in Inghilterra addirittura siamo a 30 milioni, noi scarsamente arriviamo a 1 milione, proprio per questo uso del microonde, eccetera, per cui sicuramente il consumatore italiano è meno evoluto, più ancorato alla tradizione, è un po' anche per quello, no? All'estero tutto il riso viene venduto non con la scatola, chiaramente viene venduto in pacco, celofan, pacco quadro che sta in piedi neanche sotto vuoto, e quindi c'è una diversità enorme tra il consumatore italiano e quello estero. C'è meno la tradizione culinaria, sì, perché infatti io parlo della Germania, parlo dell'Inghilterra, perché sono quelli un po' i nostri paesi. Francia c'è tradizione culinaria, però c'è perché sì. I gruppi sono più grossi, hanno probabilmente tasche più profonde e quindi sono anche più propensi a prendere il rischio per fare innovazione. Sì. E invece questo aspetto del packaging da asporto e da trasporto per alcuni prodotti, mi sembra di aver letto qualcosa rispetto al fatto che comunque cresce, oltre alla monoporzione e alla monodose, anche questa cosa della sì. Oppure non so, ho letto anche, le butto lì, questo interesse o recupero del packaging vintage, cioè recuperare alcuni imballaggi, come dire, torniamo al... Una cosa di marketing. No, esatto, sto cercando di interpretare anche alcuni segnali. Che ha scritto nel packaging pesante? Infatti. Scatola al famoso. I tempi di crisi tutti tornano al PVC. No, lì si parla, penso che intendessero più sul design. Vieni Stefano, vieni. Vieni Stefano. No, sì, però sicuramente vieni. No, visto che c'è anche Stefano, magari aveva qualche sollecitazione rispetto... No, perché abbiamo cercato di rispondere alle domande. C'è il concetto del discorso del consumatore. Forse qualcuno ha detto, forse non si fa più tanta indagine di mercato per capire poi il consumatore cosa vuole, se è davvero così attento a un concetto di sostenibilità, di responsabilità sociale, se è più attento invece perché si è fatto l'esempio della Ferrero che ha investito tanto su un certo tipo di packaging, diciamo, di lusso, quindi non lo so se tu come economista... ti ho coinvolto al volo, scusa. Quindi, esatto. Questo è un agguato. È un agguato. Però, visto che mi sembra che alla fine il tavolo sia rappresentato da realtà del mondo degli utilizzatori, ma un po' tutta la filiera. Quindi in realtà, visto che penso che fino adesso abbiano parlato principalmente... Un po' tutti, però chi faccio una domanda, allora chi non è utilizzatore, faccio provocatorio, questa tavola dovrebbe essere per parlare innanzitutto chi è l'utilizzatore, chiedo a chi non è utilizzatore, quindi le imprese di macchinari e quant'altro, se percepite la distanza dal consumatore o no, non so se ne avete già parlato, però insomma un elemento che molte volte si sente dire è che più la filiera è lunga, più è composta da diversi elementi e più diventa difficile capire il consumatore finale cosa effettivamente vuole, no? Quindi non so, ero curioso di sapere se il produttore di macchine, qui mi sembra che ne abbiamo, giusto? No? Nessuno qua? Nessun produttore di macchine? Allora, avete visto che la guata ha funzionato?
Nessuno, eh? Solo esclusivamente utilizzatori e basta? Produttore di packaging e basta. Qualche produttore di packaging. Però già voi, esatto, non siete direttamente. Abbiamo detto, dicevamo prima, senza arrivare alle macchine, anche noi, almeno noi come produttore di packaging, siamo abbastanza distanti dall'utilizzatore finale, perché comunque lungo la filiera c'è quantomeno spesso un trasformatore di mezzo, non sempre, che è un'azienda che può stampare, può copiare, eccetera. Poi c'è l'azienda del food, poi c'è magari la GDO e poi arriviamo finalmente. Allora, lo avvertite come problema? Sì, nel senso che quello che si diceva prima è che noi siamo aperti a ricevere delle indicazioni da parte di tutti gli attori che stanno a valle della filiera per capire in che direzione dobbiamo andare, perché se noi non abbiamo degli input, noi possiamo sviluppare tutto quello che vogliamo ma rimane sulla carta. Oggi questo farlo significa spendere dei soldi che non ci sono più, questi soldi nelle pieghe dei budget delle aziende, quindi non ci si può più permettere di fare innovazione fine a se stessa. Oggi l'innovazione deve essere veramente mirata a qualcosa di estremamente concreto, cioè l'azienda viene e dice: io ho un problema, per questo problema ti metto sul tavolo questi volumi, perché non può essere un problema che anche a lei piacerebbe risolvere, basta, parliamo anche di numeri. Va bene, allora ci sediamo intorno a un tavolo e risolviamo il problema. Dicevamo prima, le tecnologie ci sono, perché la plastica è plastica, però abbiamo visto prima con quel professore Boston, no? Omenetto, che ci sono, ma a parte si parlava anche di printing electronics, no? Anche la possibilità di stampare, ci sono delle possibilità, e mi sento di dire, molto importanti. E il fatto che la professoressa ha detto: perché non togliete il cartoncino dall'imballo del riso anziché la plastica, mi fa solo contento, no, nel senso che comunque la plastica, io penso che abbia ancora molto da dire nell'ambito del confezionamento nel settore pubblico. Io ho una sensazione, la sensazione è che non sia il consumatore finale che fa la policy. Sì, lo so. Questa è l'altra considerazione. La considerazione. No, secondo me, cioè, l'esperienza che ho io è che la policy la fa il retailer. Certo. La policy la fa il retailer, perché è il retailer che detta quali sono le condizioni, cos'è che vuole, cos'è che non vuole. Poi se la vede lui con il consumatore finale, ma non permette quasi mai alla catena che sta a monte di arrivare in contatto con il consumatore finale. Poi ovviamente il retailer fa la propria politica, che è la politica di protezione di marchio, che è la politica di innovazione in qualche caso, pochi in Italia, ne parlavamo prima, un po' più all'estero, ma in effetti il convitato di pietra di tutta la filiera, se la ferme, è il retailer, è esattamente lì che viene fatta la politica, tant'è vero che addirittura esistono casi estremi in cui è il retailer che fa addirittura l'interpretazione della legislazione, vuole andare al di là delle legislazioni, insomma cerca così di imporre quelle che sono le proprie condizioni. Adesso io non è che voglio demonizzare il retailer, ci mancherebbe altro, anzi, però è necessario fare i conti con il retailer, soprattutto con il retailer, perché è lì che nasce la tendenza del mercato, ancora di più che non dal consumatore, tanto più che il retailer poi ha un grosso potere di influenza verso il consumatore e quindi ovviamente, come dire, modella il mercato in una direzione che ritiene più opportuna. Ma posso aprire un flash, scusi, perché che si lega a... Ma sa che riflessione organizzativa, io sono molto d'accordo con lei e aggiungo che i retailer se ne rendono conto bene. Una curiosità per tutti, non si fanno i nomi, ma è stato impossibile portare qua qualche rappresentante dei retailer oggi. Non faccio i nomi perché, capitemi, no? Però è stata l'unica categoria della filiera che non siamo riusciti a portare. Non sono disposti a mettersi attorno a tavolo a ragionare su questi temi. Loro guardano l'aspetto prevalentemente economico e io sono parzialmente d'accordo, anche se poi spesso succede, perché in effetti io credo che sia un problema fortissimo dei retailer italiani. Io ho avuto il modo di lavorare nelle mie precedenti esperienze con retailer inglesi, Tesco, citiamo un nome che non è italiano, ma Tesco è apertissimo
a ragionare su tematiche anche di packaging, perché si rendono conto che più un packaging è attraente, indipendentemente dalla categoria merceologica, più in effetti genera rotazione, quindi genera rotazione vuol dire che aumentano i consumi e aumenta anche il traffico. Tutto quello che sto dicendo è super studiato e analizzato nei minimi dettagli. Il problema è che tante volte le aziende al giorno d'oggi disinvestono nello studio dei packaging, perché la variabile che conta purtroppo è il costo, quindi si ragiona su costi bassi, indipendentemente dal materiale, il più basso, perché ci sono aperti fior fiori di progetti chiamati cost effective. Ma in effetti il retailer, questo è un aspetto che io ho cercato anche di studiare più volte, se ci pensate bene, fanno tutti me too, come dicono in inglese, cioè copiano nelle categorie merceologiche di maggior rotazione i prodotti, non fanno assolutamente innovazione, semplicemente copiano i prodotti che ruotano di più e cercano di trovare delle coperte che li facciano a basso costo per cercare di portare la propria marca, non tutti ci stanno riuscendo, e fidelizzare i cosiddetti consumatori, cosa tutte le tesserine di fidelity, quindi dici invece comprare la marca X, compro la mia, tanto più o meno il prodotto uguale. Non è vero che il prodotto uguale, purtroppo. Io ho fatto fare degli studi per verificare la cosiddetta performance, quindi da un punto di vista proprio di organolettica, di assaggio in blind, quindi non sapendo la marca, quindi azzerando il fattore marca, e vi assicuro che su N categorie è sempre risultata perdente la marca, cioè il prodotto del retailer. Quindi significa che stanno copiando, ma non stanno copiando con le performance del prodotto della marca. Costa meno, la variabile su cui giocano è il prezzo, è ovvio. Se guardiamo dal punto di vista di packaging, mi è capitato anche di vederli rotti. Stamattina si diceva chi è che deve intervenire per far segnalare, eccetera. Beh, il consumatore, certo, i social, questo mi diceva la professoressa, ma un retailer stesso, anche se si accorge, fa finta di niente. Voglio dire, provate a andare da un retailer e dire guarda che il pack del tuo prodotto ha quel difetto, si apre male piuttosto che... Ma non lo dirà mai, perché purtroppo ti mette sempre nelle condizioni di dover, insomma, sei tu che devi venire da me a vendere, quindi io ti sto, tra virgolette, facendo un favore dandoti la disponibilità. Tant'è che prima ancora di mettersi attorno a un tavolo a parlare di trattative cominciano a dire io ti vendo i metri quadri di spazio per vendere il tuo prodotto. Questo ti mette già in una condizione dal punto di vista della trattativa. Spalla al muro. Ovvio. Sì, no, faccio un ultimo, proprio un aneddoto, perché poi, come si dice nelle mie parti, mi chiedo. Io nel mio passato ho lavorato in progetti di innovazione sui materiali attivi e sui sensori, materiali attivi e intelligenti, quelli che vengono chiamati materiali attivi intelligenti. E una delle innovazioni tecnologiche, parlo di 10-15 anni fa, perché insomma si parla di parecchi anni fa, erano proprio i sensori di temperatura. E che sono stati sviluppati ed esistono, insomma, sono cose che nella pratica ci sono e funzionano. E naturalmente non vengono applicate per ovvissimi motivi dovuti al fatto che su un display di supermercato nessuno comprerebbe mai un prodotto quando c'è un minimo di viraggio di colore che porta a far capire che il prodotto non è ovviamente un prodotto, ma non è altrettanto fresco di quello verde, perché magari è diventato leggermente giallino, non è rosso, però ecco, quindi è il retailer che qui ha bloccato. Il retailer come categoria, non un particolare retailer, però se questi in Europa in generale, perché mi occupavo il mercato italiano piuttosto che il francese, inglese, non li vogliono e non li hanno mai voluti, e per questo sono rimasti al palo. Mi hanno trovato il colpevole, quindi possiamo considerare chiusa la dopo gira che ti rigira. L'assente poi. No, non saprei cosa aggiungere. Hai già parlato anche delle tecnologie che vorrei che non c'è, che mi interessa. Ah, giusto. Già parlato? No. Biodegradabile, biocompostabile e barriera.
Non c'è troppo troppo però occorre sapere, soprattutto partendo dai partire dagli utilizzatori, quindi tipo risoscotti. Risoscotti mette proprio un credito, si vede l'interno. C'è un packaging, una tecnologia che vorreste ma che non esiste? Apriamo il libro dei sogni. Beh, molte volte l'innovazione si fa così, eh? Quello è quello il quadro. Che diventa vendibile dallo marketing, dopo il prezzo diventa di cui, Guarda che non è così. Non ho capito, scusi, Magni, giusto? Sì, dicevo che non è una cosa così lì. Ma c'è, ma costa troppo o non c'è? Non c'è proprio. Ci sta studiando. Che cos'è? Nel senso, biodegradabile. Biodegradabile. Funzioni barriera, per esempio. Biodegradabile con funzioni barriera. Esistono? Sì. Concerti funzioni con le stesse, mettiamolo così, con le stesse funzioni barriera che stiamo usando oggi. E quello poi era bisogno per poi risposta. Dobbiamo andare. È biocompostabile secondo la normativa europea, quindi da acido polilattico. La barriera la si può fare solo con gli accoppiati, sempre di biocompostabile, non unico aer. Però ci si sta studiando. Antares? Abbiamo fatto delle prove in merito su film compostabile, barriera, di chi? Taglif o Montefibre? Sono no, due. No, sono polimeri. Sono polimeri estrudibili. Sono due. Giapponesi. Ah, no. E il problema è capire che la cartonia ha un discorso, innanzitutto GDO. Siamo sempre lì. Siamo sempre lì. Mi spiace, ho scoperchiato il vaso di però dei serpenti. Non sono voluto venire. Sempre di nicchie, quindi con costi probabilmente, anzi sicuramente elevati, però magari sono delle nicchie che il mercato può accettare. Il problema resta l'applicazione, diciamo, pratica, perché essendo film estremamente sensibili ad umidità, se uno pensa di confezionare adesso ad un prodotto che cede umidità, che può essere una vaschetta di affettato, non so se un formaggio, con questi film possono funzionare nel secco, nel caso specifico, però alla fine funzioneranno nel lungo. Tare, sei curioso. Aprendo il libro dei sogni, qual è la tecnologia che vorrebbe? Diciamo che il sogno credo sia un sogno comune, è lo stesso. Parliamo comunque di avere un materiale biodegradabile, biocompostabile, le stesse proprietà barriera che attualmente abbiamo. Per noi a un prezzo accettabile. Ecco, volevo aggiungere proprio la questione del prezzo, ma non prezzo per chilo o per metro quadro, ma proprio per unità di vendita. Noi ci siamo resi conto, scendendo con le porzioni, quindi andando a produrre dei prodotti monoporzione, che il prezzo del packaging saliva alle stelle, ad un punto da avvicinarsi quasi a quello che poi è il prodotto. E quando poi il prezzo del prodotto è quasi uguale a quello del packaging, bisogna poi anche farsi delle domande, perché non credo sia almeno... Questo è il costo del prodotto. Però nasce di che si lavora, questa è la differenza. Risoscopio? In quel caso si fa un servizio particolare, con questo. Dottoressa Cattani, risoscotti? Ma sì, anche se può prendere, vediamo che stiamo registrando. Anche noi un po' il discorso appunto del, come abbiamo detto all'inizio, che sia biodegradabile, eccetera. Poi noi riscontriamo anche difficoltà in termini di minimi di stampa, no? Quindi non so, se dobbiamo lanciare dei prodotti di questi pouch microondabili di risi, o fai 100.000 pezzi o non te ne danno. Quindi ogni. Perché esistono delle schede di stare in mano digitale. Al momento questo è il rotocapo, per esempio. Abbiamo fatto 300 metri quadri,
E ma quanto costano? No, questo gatto, scusa, sto sbagliando, complesso grafica. Sì, Flexo. No, sì. Esistono? Io adesso lo penso, voi lo fate in Flexo, lo fate in Flexo? Non ho idea. Flexo di vetro, da quello che mi ricordo. Sulla Flexo si possono fare delle tirate, non te prego. Ma per quanto riguarda altre tipologie. Sì. Ma noi abbiamo buste preformate, non abbiamo il film, perché non abbiamo la macchina che fa le buste, noi compriamo le buste già fatte. Ma il problema è di chi sì, no, certo, appunto. Che legge le provincia sul cartone non fanno Flexo perché espande, quindi non possono usare Flexo. Vabbè, se avete contatti passatemeli, perché noi siamo sempre in difficoltà. No, dipende da cosa dovete stampare. Ci sono le digitali a tre... Una busta, non so... Avete presente il riso microondabile, quelle buste, le buste, i doyback, che sai, anche il best della situazione. È la busta che va stampata prima. Cioè, certo. Chi fa le buste si deve procurare... No, ma il problema è di stamparle, stampare il... esatto. E al momento non abbiamo trovato chi non fa meno di 8.000 pezzi e quindi esistono, spesso... Esistono. Esistono. L'unica cosa che... bisogna andare per evitare un'altra fase che è l'accoppiamento, andare a stampare esterno e bisogna quindi avere, non tutti lo fanno bene, cioè questo è il discorso. Poi io vado in autoclave a 140 gradi. C'è un problema, prima ancora di arrivare in autoclave 140 gradi. Lei ha la pastorizzazione dietro. Io non, cioè, devo poi sterilizzare e non so, deve resistere il materiale, per quello dico non è sì, ma il materiale di stampa, cioè il materiale sarà sempre quello, il problema è accoppiare dopo. Sì. No, in quel caso bisogna stampare esterno e, però il problema è che non è facile stampare esterno garantendo, non avendo il set-off prima battuta e poi dopo anche la sterilizzazione di quelle problematiche successive. Però alcune cose io sto già testando, provando, sì. Si tratta poi sostanzialmente di avere delle fasce di stampa strette. Sì, sì. 350 era la macchina stampa. Ah, digitale arriva anche a 600. No, digitale, parlo della Flexo con lo studio. Quello l'ho fatto per te. Il Flexo c'è con il quello lì, però io direi dopo. Sì, ma nel caso... Quelle... Saranno le Flexo lì? Neanche. Flexo lì, un settore food, non è che piace molto. Ma in te, però bisogna vedere sì, quali sono i costi, sono bassa migrazione, deve essere giusto a bassa migrazione. Sono certificati, ha accettato l'AINS anche. Ma in Italia siamo un pochettino più severi sull'argomento, perché in Italia la normativa MOCA prevede che per quanto riguarda la stampa delega alle normative nazionali e quindi che vada bene in Germania, vada bene in Italia non è automatico, anzi. Probabilmente deve andare bene in Italia, se meno sono in Italia. Sì, c'è anche le prove di migrazione a flexo sulla verso il che difficilmente che la c'è. Ma in che senso? Li ho persi. Sì, sì. Li ho persi, però va, mi sembra cose interessanti. No, va benissimo. Posso lanciare una domanda? Ci sono provo a spingermi un pochino più avanti nel futuro e chiedervi se può avere un senso. Esco dal dominio della tecnologia e vado più sul dominio del marketing puro, anche se la tecnologia conta e come. Dai, no, da quello che vediamo da giri di mercato che facciamo e quant'altro, ci sono poche cose che convergono sempre in una sola direzione. Una di queste è il trend del personalizzato, del pezzo unico o delle nicchie almeno, no? Quindi dalla nicchia pochi, pezzo unico addirittura uno solo, che si allarga a tantissimi settori con diverse forme, magari non banali, quindi non è che ti faccio il piatto di pasta con la forma dell'ingresso di porta di Danilo, ma
ci sono altre applicazioni. Comunque la direzione sembra molto quella, anche perché comunque cominciano ad uscire anche delle tecnologie, se parlo di manufatturiero oltre a 3D printing, ma sono molte, che stanno incrementando di molto la flessibilità della produzione. Questa industria 4.0 è molto incentrata sulla flessibilità di amicità. E quindi arrivo finalmente alla mia domanda: pensate che anche lo stream, il trend del personalizzato, prima o dopo arriva anche nel packaging, magari per il lusso o quant'altro, o no? Sì, però non è ancora un mercato, nel senso che io dico le catene anche di distribuzione fanno i numeri su alcuni, diciamo, alcune referenze, poi ti obbligano a fare anche piccole tirature allo stesso prezzo con una... Però non è ancora un business. Però è una cosa con cui ti devi scontrare. Questa è una risposta. Già adesso ti devi sentire. Ecco perché dicevo, già lo stiamo già. Lo voglio sapere del suo e anche degli altri, magari. Anche nel vostro settore? Ma dicevo che già adesso, sempre perché è l'attore che non c'è, no? La GDO, di fatto ti fa volumi su poche referenze, poi dopo ti obbliga praticamente a fare allo stesso prezzo anche il marchio Pinco Pallo che fa, oppure anche il prodotto personalizzato per un determinato paese, quando si parla con distribuzione che ha a che fare in diversi paesi, quindi con proprio recente un episodio di un prodotto che ce l'hanno diviso in 5 paesi, quindi con le scritte diverse per 5 paesi, non è la stessa cosa stampare 50.000 metri quadri piuttosto che 5, 10, 5, 3.000 metri quadri, cioè i costi sono totalmente diversi. Quelli di impianto rimangono gli stessi, quindi sono solo da moltiplicare per ogni. Poi ci sono i costi al metro quadro, visto la unità di misura, il chilo, che devi pagare, quindi cambia totalmente, cioè la confezione dei 3.000 metri quadri ti costa pressoché il doppio dell'altra, solamente il materiale si parla. Poi dopo, se vogliamo entrare anche in produzione, cambi bobina, queste cose, ovviamente più il doppio. Alla percezione di questo trend sì, quasi. Sì, il problema è lo stesso prezzo, però il problema del prezzo, però in azienda sono un po' di anni che ci lavoro, ho visto che sì, i volumi sono cresciuti, ma non come le referenze di vendita dello stesso prodotto, che cambia faccia soprattutto quando poi la grande distribuzione appunto ti obbliga a fare, oltre al tuo marchio, nel caso nostro non manca, anche una quota parte di private label. Forse stava parlando. Sì, anche noi abbiamo lo stesso discorso, nel senso che magari il nostro stesso prodotto, che è Carnaroli Riso Scotti, per alcune insegne ha un altro vestito, pur essendo nostra marca, oltre a fare il loro marchio. Quindi sicuramente con qualità di vendita. Sì, esatto, comunque il consumatore di quella catena va a prendere questo prodotto. Perché se è vero che se è un trend sempre più in crescita, bisogna apprezzarsi in un processo per far sì che, lo è, che questi cambiamenti siano meno indolore, no? Io credo che sia un trend probabilmente in crescita, però molto più sviluppato in settori che non sono l'alimentare. Penso soprattutto al fashion, dove addirittura si parla di tailor made. Penso anche, per esempio, avevo letto l'Harley Davidson che ti faceva le moto a tuo uso e consumo personalizzato, le paghi milioni di euro ma te le fanno. La Ferrari è un ballo, la personalizzazione con certi colori stranissimi per certi clienti a Dubai o in Arabia. Quindi probabilmente è un fattore di nicchia, ed è un fattore di top level, non credo che diventerà massa, perché le produzioni fatte a livello generali, personalizzate, io personalmente non ci credo. Con un però, per esempio il succedono. Ma personalmente vuol dire che faccio sulle caratteristiche, se ho capito il senso della domanda, specifiche di un consumatore che è diverso da un altro. Basta cambiare il paese. Così spinta no, ma il paese sì. Perché se no alternativa, se essendo possibile, quando i volumi sono troppo bassi,
ad oggi è mettere l'etichetta, quindi over packaging. Sì, ma nel settore della moda io di personale, cioè sì, sì, non è così spinto, può personalizzare, certo, arrivando al punto di fare proprio specifico per le esigenze. Io ho visto gli smartis che puoi metterci il tuo nome. Sì, ma lì che vuole anche lì, ci si arriva anche lì, la Nutella ci si arriva, no, lo smartis col proprio nome. Io volevo arrivare molto, adesso sono anche le macchine digitali, salari, per il testo tecnico, credo molto nella stampa, diciamo, personalizzata. Però io, di questo sul volume globale, non è così impressibile che c'è un 0,01%. No, però io ci arrivo e passo subito, io volevo arrivare lì perché effettivamente come in provincia di Pavia abbiamo una startup che sta crescendo tanto, sta facendo dei numeri interessanti, che fa gioielli personalizzati, ok? Sta cercando gioielli personalizzati, ok? E lui tranquillamente con, vabbè, sono, lui taglia un target medio-basso, quindi magari non è tutto oro, massimo bagnato in oro, però quindi magari un gioiello però 100 euro e te lo fa come vuoi. Perché lui non è un artigiano, no? Lui ha la catena, si sta organizzando, va soprattutto sulle scritte, no? Soprattutto sulle scritte, ma sta introducendo anche altre cose. Quindi ha una catena produttiva classica Industry 4.0, dove riesce con i costi della produzione di massa a farti un gioiello personalizzato, perché non è l'artigiano che lo fa. Ok? E lui sta cominciando a cercare, perché dice: come io ti do il gioiello personalizzato, mi piacerebbe dartelo anche in un packaging personalizzato, con sopra il tuo nome, oppure chi mi va a comprare il gioiello, di solito lo compro quasi sempre per un regalo, no? E nel momento in cui vuoi fare un regalo, anche un packaging di un certo tipo, e nel momento in cui sto facendo un gioiello personalizzato, perché non darti anche la confezione? Lui sta cercando, per dire, no? Ora, effettivamente, mi penso allo Smartis con sopra il nome, perché no, anche la confezione che ho scritto sopra il nome, che è una personalizzazione banale, ma può avere un senso. Non so se nel futuro questa è una cosa che ha un senso o no. Così estremo, magari no, però già ci sono anche le richieste di nel nostro settore. C'era prima voleva parlare. No, solo per fare un esempio, nel packaging, nella cosmetica, per esempio, mi ricordo era partito Armani a fare del packaging di mascara personalizzato, standardizzato su Dubai, quindi con inserti in oro, una roba abbastanza complicata. Dopo 3 anni ci siamo trovati Lancome, San Lorani, Broche a copiarlo. Quindi sicuramente in alcuni settori la trovo un trend in crescita. Nel settore delle acque, per esempio, Ferrarelle, per tornare a un esempio, ha una linea dedicata alle bottiglie personalizzate, dove gira solo con bottiglie che sono personalizzate, quindi fa delle serie nominative per certi clienti di un certo tipo. Ma cos'è la personalizzazione? Cos'è la scritta? No, mai ristoranti, ma persone fisiche, quindi sono bottiglie in vetro con inciso il nome della famiglia della persona. Wow, quante ne fanno? Girano tutto l'anno. In America? Girano tutto l'anno. Quindi fanno ovviamente pochi pezzi, parlano, generalmente fanno una media, mi diceva, di 200 pezzi, ma tanti clienti. Quindi io voglio la mia cantina con acqua Ferrarelle, mi fanno acqua Ferrarelle con bel nome, cioè la decorazione personalizzata. Quindi è un altro esempio molto visto crescere nel packaging cosmetico. Sul flessibile, sinceramente, no, non mi viene in mente in questo momento. È un esempio da un punto di vista differente rispetto al termine personalizzazione. Mi ha fatto venire in mente come, cambiando anche il modello su punto vendita, adesso alcune catene, per esempio, che hanno introdotto prodotti, non scusi, ma per esempio la possibilità di farsi la spremuta direttamente sul punto vendita,
quindi nel retail, e lì le bottiglie o il contenitore è a scelta delle esigenze del consumatore in quel momento, quindi è una forma di personalizzazione: o prendo il bicchiere, o prendo la bottiglietta piccola, quella grande, eccetera eccetera, e acquisto quindi il contenitore, produco il prodotto in forma di servizio sul punto vendita e me ne vado con quello che desidero. Quindi è una, diciamo, ancora un modo diverso di intendere la nozione di personalizzazione e tutto quello che è legato alla possibilità di prodotto semisfuso da aggregare in modalità diverse sul punto vendita, che ha bisogno di un packaging che a quel punto ha delle funzioni diverse, risponde in altro modo. Quindi lì c'è uno spazio sicuramente di progetto e di sviluppo in questo senso. Visto dal punto di vista, noi vediamo solo i soggetti in stampa, per cui non sappiamo poi cosa succede dopo, però è un dato di fatto che le tirature medie si sono ridotte drasticamente, cioè quello che prima era una tiratura di 20-30 mila metri adesso è diventato 12-13-15 mila metri neanche. E non è solo, diciamo, destoccaggio, non è solo l'azienda che anziché chiedere il fabbisogno di un mese adesso lo chiede, c'è anche quello che incide sicuramente, però c'è anche il fatto che prima c'era un prodotto che era il prodotto trainante, si stampava solo quello, adesso quel prodotto è declinato in 5-6 varianti e la somma di queste 5-6 non è quello di prima moltiplicato per 5-6, ma è quello di prima diviso 5-6, quindi quantitativo. Esatto, questo penso che alla fine alle aziende alimentari consenta comunque di vendere di più rispetto ad altri, perché alla fine si diversifica. No, ma danni esempio questi tavoli continueranno, no? Quindi vi butto uno stimolo che in realtà era cercato per capire anzitutto in generale questi tavoli continueranno. Speriamo di avervi ancora presenti. Quali sono i temi, mi permetto Danilo, di essere d'accordo a chiedere a voi quali sono i temi che secondo voi dobbiamo affrontare nei prossimi incontri? E qui ci potrebbe stare bene un giro di tavolo fra tutti, cosa dici? E uno di questi, visto che è un progetto che sicuramente faremo, è quello dell'Industry 4.0. Industry 4.0, quindi la nuova rivoluzione che va molto sulla digitalizzazione e sulla flessibilità estrema delle produzioni, no? Le tecniche per avere produzioni che sono sempre più flessibili e che uccidono, tra virgolette, perché ovviamente sto esagerando, permettetemi di esagerare, ma per dare il concetto di economia di scala, no? Il futuro dice che dovrebbe sempre contare sempre meno. La prima domanda è: in generale cosa vi interessa, se dobbiamo continuare quali temi, siete liberi di dire anche qualcosa neanche vagamente citato fino adesso, potete dire anche la seconda parte dell'incontro di oggi perché non ce l'abbiamo fatta esaurire tutti gli argomenti, non lo so, siete liberi di dire esattamente quello che volete, ma uno degli argomenti su cui stavamo lavorando è che, visto che parte questo progetto in generale non solo per il packaging ma trasversale sulla provincia di Pavia e non solo, se secondo voi può avere un senso una qualche sovrapposizione, un contatto con questo progetto per stimolare il più possibile lo sviluppo in chiave 4.0 dell'industria della manifattura 4.0, al netto del fatto che c'è un piano di investimenti di Calenda enorme per quello che è l'Italia, anche se beh, in teoria è già passato, quindi in teoria è già passato, teoria dovrebbe essere già in cascina, ma sappiamo che lo sport nazionale italiano è distruggere quello che ha fatto, quello che c'era prima, e quindi c'è un punto di domanda, ma facciamo finta che non, perché non è che deve ancora passare, lì i soldi sono stanziati, il piano c'è, è fuori, ha fatto in tempo, vediamo se facciamo un giro di tavolo. Da mio punto di vista, io frequentando anche un po' le aziende del Lupra, che vuol dire utenti pubblicità associati, quindi i grossi investitori pubblicitari, sento che è un tema caldissimo a livello non solo specifico per la nostra provincia di Pavia, è quello della sostenibilità. Quindi a me piacerebbe, visto che è stato citato più volte anche questo tema, affrontarlo, discuterlo, cercare di capire anche come magari le aziende o le istituzioni, visto che si parla anche, c'erano anche i rappresentanti della Camera di Commercio e voi anche della Confindustria, come viene affrontato il tema della sostenibilità nel packaging, studiato, non solo nel packaging, visto che comunque è un tema caldo. L'altro giorno alla Bocconi c'era il settimo forum della Barilla Food
Association si è parlato, l'ha parlato nel suo speech di 20 minuti per 10 minuti perlomeno di sostenibilità, facendo vedere gli squilibri tra mezzo mondo che è obeso e mezzo mondo che soffre di fame. Quindi per me poi l'altro tema che forse citava in uno degli sviluppi stamattina, la comunicazione, l'importanza del comunicare e capire soprattutto una cosa che non guardiamo mai, cosa dicono i mezzi, cioè quello che è già stato comunicato. Noi abbiamo una splendida opportunità, faccio un attimo di spot, avete qui a Pavia l'osservatorio di Pavia che è super qualificato, nessuno conosce, continua a bastonare, scusate il termine, per dire fatevi conoscere perché avete un potenziale meraviglioso, è così. Nessuno sa che ci siete e che cosa fate. E oltretutto costate pochissimo rispetto ad andare a fare. Non devo dire però. No? Quindi per me sostenibilità e comunicazione. Allora, sostenibilità se vogliamo oggi, cioè, però suggerisci un approfondimento, via. Perché oggi un po' ne abbiamo parlato, via, dai. Sì, questi qua sicuramente sono condivisi e poi quello che diceva prima sulla riduzione dei lotti di produzione, quindi tutto ciò sia monti, quindi stampa piuttosto che produzione di materiali, sia poi in produzione. Quello che può servire per essere più flessibili possibile senza montare macchine, quant'altro, cambi impianti, veloci, agilità, la velocità, agilità produttiva e di conseguenza l'organizzazione. No, concordo sulla quanto riguarda la flessibilità, perché spesso questo è un problema che riscontriamo anche noi e nelle produzioni, però per i prossimi incontri mi piacerebbe, visto che comunque le aziende agroalimentari abbiamo espresso le nostre magari difficoltà, le nostre esigenze, un incontro futuro, perché no andare magari più nel pratico, visto che noi abbiamo delle utopie e vedere magari delle proposte di materiali che si avvicinano a queste utopie che possono essere valutate anche da noi, ecco. Perché poi magari almeno per quanto ci riguarda ne abbiamo due o tre fornitori di packaging fissi. Spesso però può capitare che ci sono delle innovazioni, delle novità che non ci vengono proposte. In questa sede, come ho visto la protezione di Heinz, che per quanto ci riguarda non è utilizzabile, però il concetto è quello. Del genere anche dal punto di vista fisico-materiale. Dunque, credo di aver capito, ma mi serve una precisazione. Io immagino che lei chieda cose già sul mercato, giusto? Perché sulla ricerca, per esempio, ne abbiamo fatto uno dove, sempre in Camera di Commercio, forse non era presente, non lo so, dove abbiamo fatto un elenco di questi nuovi materiali. Però erano abbastanza ancora fasi di ricerca, si avvicinavano, qualcuno bello, fantastico, ma che costa troppo, no? Non per forza sul mercato, ma pronti per essere sul mercato. Utilizzabile, quindi o già sul mercato o quasi ready to go. Esatto. Dal mio punto di vista raccolgo un attimo il fabbisogno, credo, più che introdurre nuovi spunti di discussione e altro. Mi permetto solo di aggiungere una cosa. Ritengo questi incontri sul packaging estremamente interessanti, estremamente costruttivi. Quello che trovo, adesso mi vesto nei panni un attimo di Union Plast piuttosto che di Confindustria o quant'altro, è una condivisione di quanto sortito da incontri che ormai hanno luogo da quasi un anno, se non mi sbaglio. Il primo marzo. E io credo che attraverso il vostro contributo tanto sia stato fatto, tanto sia stato raccolto. Oggi qua intorno a questo tavolo, non so quante delle persone intorno a questo tavolo abbiano accesso a quanto è stato fatto, quanto è stato costruito. Non so se va in questa direzione, però le do una novità. È stato stanziato adesso un piccolo budget, però è sufficiente, per creare una piattaforma
dove andiamo a caricare tutti i materiali e chi a piacere avrà una piccola scheda consultabile, no? Questa l'idea è stimolare un networking continuo, avere un punto dove io vado a cercare i materiali, una volta non posso vado a vedere, voglio andarmi a ribeccare, e quindi caricheremo le presentazioni, i video, quant'altro, e una piccola scheda di tutte le aziende che hanno piacere. Uno dice: a me non me ne frega niente, va bene. Va in questa direzione o intendeva qualcos'altro? No, va assolutamente in questa direzione, nel senso di rendere veramente accessibile al packaging, parlando come gruppo packaging, tutte i risultati di questi workshop che state conducendo in una maniera sicuramente interessante. Allora le do questa notizia, è già stanziato, e si è, abbiamo iniziato, ci sarà già dentro del materiale del primo marzo, ci sarà tutto. Spero che non abbia seguito lo stesso iter di Calenda, rischiamo che anche quello... E su questo una precisazione anche: sarà minimamente controllato, nel senso che non saranno materiali pubblici, punto, perché proprio anche per stimolare il networking uno si deve registrare, dice chi è e noi guardiamo chi è nel momento in cui c'è, chiaramente bene o male accetteremo tutti, no? Però l'idea è di tracciare anche chi è interessato, e quindi solo agganciandomi un ultimo punto. Abbiamo avuto più volte occasione di avere l'università presente a questo tavolo, anche da discorsi che sono nati durante la pausa pranzo, ragionare come in una maniera un po' più proattiva forse il gruppo packaging possa stimolare la ricerca in università e lanciare veramente dei progetti attivi a livello di 360 gradi che nasca dall'utilizzo, dalle necessità di utilizzo, e non lasciare al buon cuore delle aziende o al buon cuore di alcune università andare a cercarsi dei progetti su cui andare a lavorare. Questo è un hot topic, chiedo a lei e estendo a chi vuole, disponibile a incontrarsi un giorno a parlarne ad hoc, perché non è banale. Assolutamente d'accordo. Grazie. Condivido totalmente quanto appena detto, perché penso che sia uno dei bisogni, veramente è un'urgenza, perché negli anni queste situazioni di tavoli si ripropongono, e si ripropongono in sedi universitarie diverse, eccetera, e la sensazione è che, malgrado il grandissimo interesse che rivestono, ogni volta si perde un po' qualche cosa dell'esperienza precedente, per cui colgo con grande piacere la comunicazione che faceva il collega di questa piattaforma, e a mia volta appoggio l'invito appena fatto. Grazie. A noi come produttori di packaging suoni del cassetto, cioè noi dovremmo cogliere quelle che sono le richieste dei clienti e trasformarle in realtà. Dal nostro punto di vista ci mettiamo tutto l'impegno nelle nostre capacità, naturalmente, di venire incontro a queste esigenze, e niente, continueremo ad andare in questa direzione. Sarebbe molto interessante magari avere il pezzettino che manca finale di feedback da parte di, non so, un'associazione di consumatori, piuttosto che, abbiamo detto, la GBO non si presenta mai, quindi è inutile ci saltiamo, però magari si riescono ad ottenere alcune informazioni anche tramite altri enti e associazioni, quello potrebbe essere forse uno stimolo. Beh, la ricerca in università può fare anche questo. Oppure la ricerca universitaria, sicuramente, perché non sono solo loro che producono questi... Che si lega comunque anche allo spunto di prima. E questi tavoli, la prossima puntata cosa dobbiamo fare? Nella prossima puntata? Sì. Ma forse riassumere... Io mi sono segnato una serie di cose che sono richieste, sicuramente da parte nostra lavoreremo anche sul discorso time to market, perché le aziende chiedono anche al lato pratico proprio di avere risposte rapide, non solo sui progetti di ricerca e sviluppo, ma anche nella quotidianità, cioè nell'agevolare con consegne rapide, perché poi a loro volta presumo che debbano rispettare. Si lega anche lui al tema dell'industria 4.0. Esatto, quindi da questo punto di vista, per quanto riguarda il prossimo incontro, magari poter lavorare su qualche cosa di concreto, cioè arrivare a definire quello che si diceva prima. Noi magari sviluppiamo qualche cosa che è avanzatissimo da un punto di vista tecnologico, non so, un film che ci indica quando il prodotto deperisce.
e poi dopo arriviamo a proporlo sul mercato, il mercato dice, la gente dice, no, ma io non voglio neanche vedere una cosa del genere sulle scaffali, perché sennò mi è come suicidare. Quindi ci guadagno un sacco io sulle date di scadenza. Sarebbe bello arrivare con un progetto concreto, quindi dire, c'è questa richiesta, so che è difficile naturalmente, ma stiamo parlando di sui cassetti. C'è questa esigenza, cominciamo a lavorare su qualche cosa, anche con lo spunto che ci ha dato il professore Omenetto. Boh, proviamo a sviluppare qualche cosa in questo senso. Sì, devono gemmare progetti. Devono gemmare progetti. Qui vi creo un classicone, aiutateci ad aiutarvi. Questo è un classicone, perché noi stiamo cercando di fare quello. Però probabilmente stiamo sbagliando noi, probabilmente non stiamo trovando la formula giusta, ma stiamo facendo fatica a trovare un progetto che aggrega almeno due o tre, no, perché purtroppo ognuno ha la sua, certo. E quindi fare il programma singolo mirato, in realtà sull'Industry 4.0 lo faremo, perché l'idea, ve lo accenno, in questo progetto che non è legato al packaging, ma in base a questo tavolo mi sembra una buona idea trovare un punto di contatto. Nel progetto Industry 4.0 ci sarà una prima parte di awareness, la chiamiamo, cioè di aiutare la consapevolezza di che cosa sono, cosa si può fare, quali sono le tecnologie, quali sono davvero le opportunità. Qui vogliamo un pochettino alto, siamo prof, ci piace fare un po' queste cose, no? E poi dopo però, ogni tanto sì. E adesso questa è una battuta, perché dovremmo cercare di essere più concreti possibile. Quindi colpevole. No, a parte le battute, prima un tentativo di far capire meglio che cos'è, cosa si può fare davvero, e nel fare questo, per renderlo concreto, vorremmo invitare fuori dalla provincia qualcuno che l'ha fatto e che ce l'ha fatta e che fa qualcosa che viene da dire wow, no? Perché uno dice non mi sembrava possibile, ma porca miseria, proprio lui lo fa davvero. Quindi uno deve arrendersi al fatto che si può fare, perché molte volte quando raccontiamo queste cose ci sentiamo dire sì, ho capito, ma non si può. No, e invece vorremmo provare qualcuno che l'ha fatta. Nella fase 2, visto che stiamo facendo questa fatica, nel senso che c'è un sacco che ci stiamo provando e non ce la stiamo facendo, quindi bisogna fare il mia culpa e bisogna capire come aggiustare. Qui l'idea che dobbiamo aggiustare è alzare bandiera bianca. Alzare bandiera bianca significa, anziché partire con un progetto in rete, stavolta partiamo con progetti singoli, ossia ci sarà una specie di piccolo bando e le risorse le spezzettiamo su 4-5 progetti, dove vi chiederemo di promuovervi e dire io ho un progetto per riuscire a far entrare nella GDO il che non ce la sto facendo, e permettere qualche tecnico, perché qualcuno, qualche... E poi si selezioneranno 4-5 progetti. In questo caso in realtà quell'esempio che ho appena fatto non va bene, perché dovranno essere progetti Industry 4.0, quindi io ho bisogno di introdurre il nuovo macchinario, per io devo migliorare la mia robotica, io ho un sacco di dati ma non so cosa farmene, ho sentito quel 3D printing, non ho capito bene cos'è, ma secondo me per me andrebbe bene, cioè avete capito, no? Quindi è un po' legato a quel mondo lì, e quindi sperimentiamolo e vediamo cosa succede. Poi ci sarà una premialità se uno dice no, ma io non lo faccio da solo, lo facciamo in due, allora lui passa un po' davanti, no? Anche qui se avete feedback va bene, non va bene, a parte che voglio finire il giro io. Ma io sicuramente tutto quello che hanno detto anche gli altri, quindi packaging innovativi, velocità anche di produzione di packaging, time to market eccetera, e poi e lotti piccoli per poter lanciare dei prodotti senza avere volume. Quello caso, E poi un'altra cosa che mi veniva in mente, però magari è una banalità o non ha senso, riuscire a trovare un modo per educare anche il consumatore alla tipologia del packaging, ovvero scrivere sul packaging anche che packaging è oltre al prodotto, per iniziare un attimo a, per esempio con Tetra Pak loro scrivono sempre un sacco di cose sulla tipologia eccetera. Quindi potrebbe essere un modo per avvicinare il consumatore al packaging, renderlo più consapevole e quindi renderlo anche più pronto a un cambiamento. Perché al momento non gliene frega niente di cosa, cioè interessa cosa c'è dentro, a parte la bellezza del packaging, non sta tanto a vedere il materiale o forme varie. Iniziare a educarlo sui materiali, si può dire qualcosa, qualche claim, non lo so. No, mi piace molto e lo clusterizzo col tema della comunicazione. Perché non è esattamente la stessa cosa, no, ma insomma sono parenti stretti, esatto. Però sono parenti, no? Può sono essere parenti. Un unico cappello, no? Sì. Un macro progetto che ha dentro comunicazione, edutainment, esatto. Education, quello può essere interessante. Bello spunto.
Ma sono l'ultimo del giro, per cui hanno già detto tutto. No, di sogni del cassetto ce ne ho tanti, alcuni hanno a che fare con il packaging. Stamattina ho iniziato la mia presentazione parlando di comunicazione, educazione e di innovazione. E sono le tre parole, insomma, che poi sono venute fuori anche durante questo tavolo, che ovviamente sottoscrivo di nuovo, e mi fa piacere appunto che ci siano altre persone che la pensano come me. Però voglio fare una provocazione. Giusto. Se no lo spirito toscano viene fuori. Il miglior packaging è quello che non c'è. Nel senso che, portando agli estremi, ovviamente è un paradosso, portando agli estremi l'idea di sostenibilità, se il packaging non ci fosse, sostenibile così. Certo. Allora, come arrivare a questo? Beh, ovviamente non possiamo fare nel packaging, lo sappiamo perfettamente, però possiamo pensare a tecnologie che possano avere effetti simili a quelli del packaging senza utilizzare il packaging. Perfetto. Esistono? Non lo so. Può darsi di sì, può darsi di no, però potrebbero esistere teoricamente possibilità che hanno una loro come dire, ragione di esistere sul mercato, laddove si possono ottenere alcune delle proprietà, la protezione, la shelf life, la sanitizzazione, tutto quello che diciamo la protezione dall'ossigeno, eccetera, senza utilizzare un packaging. Quello che presentavo a Menetto stamattina andava in quella direzione, quando ha fatto vedere la vista, è un qualcosa del genere che intende o un'altra cosa? No, non intendo esattamente questo, intendo tutta una serie di tecnologie eventualmente già esistenti e applicabili e possibili, sperimentali sul mercato, che possano andare in questa direzione. Alla fine, quindi non averlo del tutto. Abbiamo detto prima, noi vendiamo delle performance, cioè io vendo la shelf life. È così. Invece di vendere il packaging, vendo la shelf life. Poi, se la shelf life la faccio con il packaging o la faccio con qualcos'altro, alla fine al mio cliente potrebbe non interessare, dal momento che per lui rappresenta un vantaggio dal punto di vista economico, e in questo modo ovviamente si utilizzerebbe la base. È chiaro, non sto facendo l'avvocato del diavolo, non voglio per forza dire non serve il packaging, potrebbe servirne meno, potrebbe servire ad un punto diverso della catena, potrebbe servire non tanto a livello nostro, i produttori, ma magari più avanti della catena, e quindi avere la possibilità di avere un tempo di vita simile, però più esteso verso il downstream. Quindi questo è, diciamo, bisogna avere un concetto, cercare un po' di avere una visione che va al di là di quelle che sono le giustissime osservazioni fatte dai colleghi, ma magari provare a fare un passo in più. Io faccio, dopodiché passo la palla a Danilo, che in qualità di moderatore deve chiudere. Mi ha tirato prima la sassata di appena entrato entra, vendetta. Ma gli altri sono ancora al lavoro? Non lo so. Penso che staranno chiudendo anche gli altri. ci sono altri contributi, no. Assolutamente. Però lasciatemi fare almeno la mia conclusione. Io in università insegno management dell'innovazione. Quindi come ottimizzare la gestione dei processi di cambiamento e di innovazione in azienda, e il suo spunto mi fa venire una sorta di Haller che vi butto, no? In aula uno dei casi che mi piace di più raccontare è ricordare di non fare la fine della Kodak, che ha inventato la foto digitale, l'hanno inventata loro, i primi brevetti li hanno tutti loro, la foto digitale è nata in Kodak e la Kodak è fallita per colpa della macchina digitale, perché l'hanno inventata ma hanno detto benissimo la mettiamo in un cassetto perché rompe le palle, mi cannibalizza il mio business. E hanno licenziato l'inventore. Sì. Quindi mi viene da dire lo spunto è simile, no? Perché viene da dire ci servirà sempre il packaging? Sì, probabilmente sì, però sono sempre fasi pericolose da dire, perché di solito il futuro ci sorprende perché è un qualcosa che non riusciamo a immaginare, no? Quindi non darai per scontato delle cose, quindi attenzione a non fare la fine della foto della Kodak. Questo messaggio d'ottimismo citare la frase del governo, la frase che... di Niels Bohr, che famosa, che diceva le previsioni più difficili da fare sono quelle sul futuro. Danilo. No, beh, io
direi che se non ci sono altre riflessioni possiamo considerare chiusa la migliore sessione, no, delle tre, giusto Stefano? Perché tu le hai viste anche le altre, mi sembra di aver capito che questa è quella più, quindi abbiamo già lanciato, siamo andati anche oltre il packaging, quindi grazie davvero, grazie a voi.